Galileo diceva: «Se mi trovo dentro la stiva di una nave e guardo un animale che si muove o un oggetto che cade, non sono in grado, soltanto con queste osservazioni, di sapere se la nave è ferma oppure se si muove con velocità costante. In tutti e due i casi, infatti, gli animali e gli oggetti, per me che li osservo, si comportano nello stesso modo. Soltanto se guardo fuori dalla nave e ho un punto di riferimento esterno, come la terraferma, posso sapere se la nave è ferma o si muove». Insomma, il punto di vista di chi sta fermo e quello di chi si muove, purché a velocità costante, sono ugualmente validi. Nessuno dei due osservatori si trova in una posizione privilegiata rispetto all'altro. Questo è, in sostanza, il principio di relatività di Galileo. Se stai fermo, oppure se ti muovi, purché a velocità costante, vedrai avvenire nello stesso modo i fenomeni della natura. Un'altra legge che possiamo ascrivere a Galileo è il principio di inerzia. Si riteneva comunemente che i corpi tendessero naturalmente verso uno stato di quiete. Ogni movimento doveva quindi essere il prodotto di una causa, cioè di una forza, e tale moto proseguiva solo fin tanto che si manteneva l'azione della forza. Questa argomentazione dimostrava l'impossibilità del moto della Terra, che altrimenti un oggetto che cadesse dalla cima di una torre non giungerebbe ai suoi piedi, ma rimarrebbe indietro, cadendo verso occidente, e ogni cosa volante sarebbe inesorabilmente anch'essa rimasta indietro chissà dove. In un passo del dialogo sui massimi sistemi, Galileo immagina di essere nella cabina di una nave che viaggia dolcemente senza scosse. Si convince che nessuna osservazione potrebbe fargli capire se la nave è ferma o si sta muovendo. Le gocce che cadono da un vaso seguirebbero sempre una traiettoria perpendicolare e non piegherebbero da una parte. Le mosche non si troverebbero tutte addossate a una parete, ma svolazzerebbero tranquillamente qua e là. Isaac Newton, nei Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, formulerà il primo principio della dinamica nel modo che oggi suona così. Un corpo, non soggetto a forze o soggetto a forze a risultante nulla, persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. Quando, in una lettera a Robert Hooke, lo stesso Newton dirà di essere riuscito a guardare più lontano per essere montato come un nano sulle spalle dei giganti, possiamo ben immaginare che fra questi giganti ci fosse proprio Galileo.